E ad oggi quando evidenziamo poi la povertà educativa siamo noi adulti, il mondo degli adulti che ci racchiudiamo in quelle che sono poi delle dinamiche familiari importanti, come il caso di separazione e divorzio, che i nonni spesso assumendo delle posizioni ben chiare nella coppia vanno a recidere in qualche modo quello che sia il rapporto fondamentale tra nonno e nipote. E pertanto si sta creando questo movimento di nonni per dar voce al diritto del nipote ad avere rapporti non condizionati. E questo è il primo step, è appunto il primo gruppo di nonni che si stanno organizzando in tutta la regione e costituiremo anche un tavolo di confronto, perché spesso l'apertura, il colloquio nell'evidenziare che i rapporti genitoriali sono avulsi da quelli dalle dinamiche familiari e quindi non possono anche intaccare assolutamente il rapporto con i nonni. È evidente che spesso i nonni subiscono o anche a volte iniziano delle dinamiche proprio conflittuali nell'ambito della famiglia, assumendo le posizioni di uno dei genitori. Questo, ecco, nel parlarle deve essere precluso e far sì che ci siano rapporti sani, anche perché vi è un diritto, quando parliamo nell'ambito della famiglia, il diritto dei nonni all'esercizio di visita, ma quando si parla di famiglia e di affetti vige il buon senso. Ai bambini poi è soggettivo per quanto riguarda le dinamiche, anche la personalità di ogni bambino, come recepiscono. Io quello che evidenzio sempre in ambito di separazione e divorzio, purtroppo i bambini ascoltano, non vengono osservati, assorbono e sono le vere vittime, perché per un bambino, per un figlio, il padre e la madre, salvo casi di violenza, che ovviamente quelli sono avulsi dall'ordinarietà, ma così come i nonni, è un legame puro di affetto, e dovremmo ricordare quando eravamo bambini che cosa noi provavamo per i nostri genitori e per gli stessi nonni. I bambini non giudicano, i bambini purtroppo subiscono quelle dinamiche involutive che dettiamo noi adulti nella povertà educativa.